Ciao ragazzi e bentornati sul canale, tante le cose nuove arrivate su Destiny 2 con Lightfall, con l'Eclissi, il nuovo DLC, soprattutto a livello di Quality of Life. Il tab del personaggio si è praticamente rivoluzionato con build, loadout, mod e il nostro viaggio, nel vero senso della parola, è cambiato e sono arrivati il tab viaggio e i Guardian Rank. In questo video andremo a vedere proprio quello, cos'è il grado dei guardiani, come funziona e a cosa serve. Prima di iniziare ringrazio Bungie per aver sponsorizzato questo video e se ancora non avete visto tutte le novità di Lightfall vi lascio il link qui sotto nei commenti che vi servirà per darvi una bella rinfrescata. Se invece per voi è la prima volta che sentite la mia voce e passate da queste parti vi suggerisco di iscrivervi al canale per rimanere sempre informati sul mondo di Destiny 2 ma non solo. Finiti i preamboli però andiamo a vedere questi gradi dei guardiani. Allora, perché Bungie li ha implementati? L'idea alla base di questo sistema è il fatto di dare qualcosa di più di spessore ai nostri progressi in game. Fino ad ora, per esempio, sopra i nostri guardiani è comparso sempre il nostro livello del Season Pass, quindi in base alla nostra esperienza stagionale e a quanta esperienza avevamo farmato corrispondeva ovviamente un numero. Però questo numero era un po' aleatorio proprio perché il conteggio di quell'esperienza non impattava su quello fatto dal giocatore realmente. Questo vuol dire che per esempio un giocatore poteva per esempio non aver finito, non so, una campagna, un raid o quello che è, ma aver fatto tantissima esperienza magari farmando delle taglie in dei posti particolari. Con i Guardian Ranks Bungie vuole invece dare valore al tempo speso in gioco dando degli obiettivi più mirati alla conoscenza del gioco e alla pratica nel gioco con obiettivi sempre più difficili. Questa qui è la schermata del nostro viaggio, dove possiamo vedere un po' di cose. La nuova schermata introdotta proprio con Lightfall, che può essere raggiunta anche direttamente dal navigatore, che è stata sostituita da quella dei trionfi. Qui avremo a sinistra il nostro guardiano con il nostro punteggio attuale, in questo caso 6, appunto, nel mio. A destra invece avremo il tab degli encomi, che è un nuovo sistema introdotto in questa stagione che ci permette di ricevere una carta alla fine di ogni attività in matchmaking, che ci permette poi di raggiungere un punteggio che in futuro sarà implementato nella ricerca gruppo dentro al gioco, così da vedere chi sono i compagni di squadra tra punteggio del guardiano, appunto, ed encomi. Gli encomi sono di quattro tipi: verde relativo agli encomi fedeli, in maestria come per esempio in DPS o fare un ruolo particolare, divertente e capace al comando se magari invece avete aiutato qualcuno. Sotto trovate invece titoli e trionfi che altro non sono che gli stessi che abbiamo imparato a conoscere negli anni passati, ma messi in un contesto diverso e diciamo leggermente più ordinato. Infine, qui ci sono anche le sfide stagionali. Insomma, in questa schermata abbiamo a che fare con un tab che ci permette di avere tutto sotto traccia senza andare troppo in giro a cercare in un tab i trionfi, in un altro tab le sfide stagionali e così via. A proposito di sfide, andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le cose che ci chiedono questi Guardian Ranks per andare avanti. E il tab sarà subito familiare perché sembra proprio la stessa impostazione delle sfide stagionali che abbiamo fatto fino adesso. A sinistra avremo una lista del macro gruppo di attività, come per esempio per gli DLC di Lightfall, la stagione, il manufatto stagionale, Cala la Notte, campioni, eccetera, eccetera. E in ogni tab avrete tutti gli obiettivi che dovete portare a termine per salire di grado. Per esempio, ora a me per salire di grado mi mancano di fare un tot di kill, per esempio con l'arco stagionale, e arrivare a 750 encomi. Finiti questi sarò al grado 7 e vedrò le sfide del grado 8 sbloccate e da completare. Si può già vedere un'anteprima del grado 8 e degli altri gradi per farvi capire un pochino dove andrà a parare. Si vedono per esempio i simboli del raid, dei dungeon e quindi sicuramente saranno trionfi relativi a quell'attività. In questa schermata avete anche la possibilità di selezionare qualche sfida che volete e che vi compaia poi sullo spettro da seguire. Oppure se tornate nella schermata principale potete attivare o disattivare il tracciamento automatico che vi trackererà gli obiettivi in maniera completamente automatica. Questo è un sistema sicuramente interessante che vede il livello dei nostri personaggi passare in secondo piano ed un tracciamento che fa sicuramente meno confusione rispetto a prima. Certo, questa progressione per il momento è puramente visiva. Mi aspettavo che Bungie mettesse qualche ricompensa all'interno, come anche soltanto cose estetiche, per il raggiungimento di un determinato grado, ma non è detto che non possa arrivare in futuro. Detto questo, fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ve ne pare a voi di questo nuovo sistema, se vi piace o se preferivate, per esempio, quello precedente. Ad ogni modo, io vi ringrazio come sempre di aver guardato il video e noi ci vediamo alla prossima.